Ciao Armando, è pronto da mangiare? No, Pimpa, ancora non è pronto. Va bene, Armando. E quanto manca? Pimpa, m'è scassato cazzo! Ma signori, buonasera, benvenuti in live ragazzi. Sono le 20:36 e startiamo anche stasera. E stasera c'è Dlarz. Ciao Dlarz. Ciao a tutti, buonasera. ragazzi. Stasera siamo mortissimi tutti e due. Siamo... Aspetta, scusa, puoi ridirmi quel ragazzi emozionatissimo? Mi è piaciuto Ciao tantissimo. a tutti ragazzi. Spolliciate per un nuovo video. Per farmi fare la yoga challenge sexy con my sister. Dobbiamo fare una yoga challenge noi due. Però tipo di quelli che si mettono tipo uno sopra l'altro. Mi pare che era quella la yoga challenge. Ma la facciamo in stile 2016 o niente? Esatto, in stile 2016 o niente. E ci compriamo tutte e due i leggings. Però tipo 14 anni. Cioè la taglia. La taglia, esatto, cioè. Allora, signor Duraso, che ne dice se ci facciamo qualche bella partita a Rocket League? Un noto gioco di calcio. Cazzo. È come FIFA, però in Umbria. Però in Umbria, esatto. Sì. Totali, è come FIFA, però le macchine non possono tuffarsi e simulare i falli. Esatto. Cazzo, ragazzi, penso non ci sono i falli su Rocket League. Hai visto? E oggi porteremo i nostri due falli. Oh sì, esatto, è un gioco per canali Twitch cristiani. Hai risvegliato la Channel. Porca tre. Ah, ecco, ora ti racconto una cosa incredibile. Matteo, grazie mille per il Prime, bello, grazie di cuore, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Contentissimo dell'abbonamento. Allora, andiamo su Rocket. Ecco, a proposito di questa sub che mi è appena stata fatta, signor Dlarz, ho in mente una cosa da raccontarle. L'altra volta stavo andando, cioè ero normalmente in giro su Twitch e ho trovato uno streamer brasiliano che praticamente streamava la messa. Letteralmente era una streaming della messa e aveva gli abbonamenti attivi, i bit attivi, cioè aveva tutto attivo praticamente. E quindi io ho pensato, tipo, ma durante la parte delle offerte della messa, tipo, cioè tu devi lanciare i bit e dire tipo: Gesù sei il mio streamer preferito, ti seguo sempre, mi saluti. Cioè, posso scriverle queste cose o sarebbe un po' strano? Sarebbe un po' strano. Oh cazzo, troppo tardi. No, entri in chat appena c'è il coro alleluia, inizi a spammare Pepe DS in chat, a ballare. Esatto. Porca troia. Se lo ribecco in live, penso ogni domenica, suppongo, però c'è il fuso orario, infatti da noi è notte, tipo, sti cazzi. A te non piacciono le messe notturne? No, non le seguo moltissimo, purtroppo. Ah, ok. Non sono un grande fan. Un metallino poser, allora. Sì, esatto. Perché, oh, che cazzo, ora ogni scusa è buona per darmi del metallino poser. Pure l'altra volta. Sempre a lamentarti, proprio come un metallino poser. Porca troia. Vai, sono su Rocket League. Sono un metallino poser, immagino, per questo, giusto? Perché gioca un gioco di macchine fatte di metallo, oh mio Dio! Ah, ti nomino leader del gruppo su Rocket, anche perché sì. Voglio che fai il metallino poser. Allora, ovviamente è casuale, perché se facciamo le competitive non voglio rovinarti il rank. No, infatti il mio perfetto rank è bronzo 1. No, mi sembra che fosse argento o qualcosa, ma... Ma lascia stare, io sono stuccato al diamante. E il brutto di essere al diamante è che tra i Grand Champion e tra il platino, al platino ci trovi gente scarsa con cui ti diverti, al CC persone fortissime in cui puoi valutare la tua potenza. Invece al diamante trovi solo a metà, e quindi tutte le partite sono strane. O becchi quelli super forti o becchi quelli super scarsi. Non c'è una via di mezzo. Fra, io, cioè, essendo comunque più sopra del diamante nel cuore,
Io sono proprio un super pro gay. Guarda qua che stop che ho fatto. Guarda... No! Sto per fare una roba di tacco. Che vuol dire? Scusami, qual è il tacco della macchina? Infatti. Di marmitta. Boom! Va così. Bella, 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 mi piace. Allora, intanto, ragazzi, benvenuti a tutti quanti live. Moderatori, se potete per favore bannare il ragazzo che ha scritto Dlarz, fai la voce di YouTube anch'io, mi fate un favore. No, sto scherzando, ovviamente, sto scherzando. Ma certo, ragazzi, adesso ve la faccio. Che cosa mi è successo? Mi sono avuto... Cazzo, perché? Non puoi aver già capito il meme che voglio fare. Non c'è capito subito. Me lo fai fare, però? Sì, ti piace molto il fatto che io riesca a tirarti fuori sempre il meme giusto al momento giusto, ti piace? È pazzesco. Vai, falla. Ok. Certo, amico, adesso ti faccio subito la voce di YouTube anch'io e la farò ogni volta che me lo chiederete. Che cosa mi è successo? Una volta... Scusa. A te, Jail, che cosa mi è successo? Già ti... Perché immagino tipo che le luci si spengono e c'è una luce drammatica sulla tua testa. No, è tutto in bianco e nero. Che cosa mi è successo? Una volta venivo preso seriamente dalla gente. Riuscivo a controllare io la comicità dei miei video. Adesso sono diventato solo una macchietta patetica che prende ordini dalla gente per due spiccioli. Di sottofondo il team di Berserk che come fa conto che guardi un orizzonte, mio Dio. C'è Filo in live, per favore, puoi realizzarla. Cosa mi è successo? Abbiamo iniziato da pochi minuti. Quanti minuti sono? 17 minuti e già mal di testa. 17 minuti. Tagliamo Leo. Non si può volare in Rocket League. Sono abbastanza sicuro che sia una pratica proibita. Sì, è come il sesso prematrimoniale. Ora riporto subito tutto alle autorità di Epic Games. Anche le autorità sono epiche. Yo, police, you are epic. We are the epic Oddio, police. Oddio, mai risvegliato. Verba scimmia. Ciao Teo, grazie per il sesto mese. Bello, grazie di cuore per il Prime. No, Dlarz. Mi giro per ringraziare e ti dribblano. Ho fatto una scemità. Una scemità. Una scemità. Ciao Teo, grazie per il sesto mese, bro, bentornato. Ragazzi in chat, Dlarz lo sentite bene? Oppure, siccome Dlarz di solito quando parla c'ha tipo il muco in gola e quindi parla strano. Ma non è vero. Ah, ma ero smutato. Sei un pezzo di merda. Ok. Oh, Night Shock. Allora, prima di tutto levati quel nickname da pseudo. Ma perché l'altro da... XX Ghost qualcosa. Ghost. Vai Dlarz. Vai. Tira. E ne metti, si è messo in mezzo come al solito. Scusa. Vabbè, questi sono scemi, si bumpano da soli. Te la crosso, vai. Come sei finito sull'angolo, Dlarz? Mi è finita della luce negli occhi. Un colpo di sole, proprio. È stato un colpo di sole. Ci sta. Tra l'altro, mi è giunta voce alle orecchie che tu hai una grande abilità nell'imitare le persone. Cioè, io conosco la notevole imitazione di YouTube anch'io, anche perché l'ho resa celebre tramite il mio canale comunicativo di YouTube. Però mi hanno anche detto che sei molto bravo a imitare Kissy Teramo. Sì, ma adesso se lo faccio penso mi verranno a bussare i vicini, quindi... Ok. Quindi io, cioè, vorrei continuare a vi... E ci ho provato a buttarla via, ma... Tranquillo, non si preoccupi. Adesso tipo si muta e inizia a fare una danza di Fortnite sbeffeggiando. Cosa? Ma guarda X Ghost che c'ha quel nickname da 14enne metallaro. Sì, metallaro, e che si permette pure di dirmi bel tiro, sto coglione. Divertente, perché uno di quelli che hanno scritto bel tiro ero io. Sto scemo pure tu.
Grande Poldo. Ed è proprio la costruzione dal basso che ho avviato io la cattiva. Sì. Eh sì, eh sì. Annaia la puttana. Dlorz, sai imitare Rosalba? Sì. Ciao, sono Rosalba. Mi piace fare i video. E anche le cose da femmina mi piacciono. Non lo dire. Cosa dice Rosalba? No, perché non so cosa dice Rosalba, quindi ho dovuto dire cose generiche. Mi piacciono le cose che fanno le donne, truccarmi. Poi... Mi piace il rosa e truccarmi, i programmi da donna e... Sì, insomma. Quali sono i programmi da donna? Sì. Hai risvegliato l'antica elettroscimmia. Uomini e donne è per uomini non e donne. Non potevi ingannare dal titolo clickbait, non è per uomini. Ma uomini e donne sia per uomini che per donne, scusami. Altrimenti il titolo non ha senso. Non fatevi ingannare dal titolo clickbait del programma, lo guardano solo le donne. Vai Dlorz al centro! Vai Dlorz! Niente. E niente. E va. Salve signor, salve 01. Grazie per il terzo mese. La mia testa l'ho colpita e ho fatto un gol stratosferico. Dopodiché, negli ultimi 4 secondi, ho realizzato un poker. Grazie, salvo. Vinto. Salve, anzi, grazie per il terzo mese, bro. Grazie per il terzo mese. Testa. Non si preoccupi, non si. Allora, Dlorz, la prima è andata molto bene. Non abbiamo perso sì, 10 no. a 0. È abbiamo, perché diciamo abbiamo... che mi sono distratto per rispondere certo. alle tue domande. Certo, scusami. Io per dare il meglio devo giocare praticamente in silenzio. A parte certo. che mo ci devo riprendere un attimo la mano perché certo. ho giocato l'ultima volta venerdì scorso. Quindi ci gioco tutti i giorni e quindi capito, no? Ovvio. Molto bene, adesso ti faccio vedere Poldo. Sì. Adesso ti svolto la partita. Sì, adesso basta per tutte le persone che sono entrate in questa live perché volevano vedere Dlorz che comunque veniva sbeffeggiato per via del della esatto per via del personaggio di Dlorz. No, adesso vi mostreremo il lato di Dlorz pro player. Non ci credo, ragazzi. Oh mio Dio, ma allora è vero! Non era il meme! Ok, ora posso parlare, fino a quando non riprende la partita. Dopodiché, appena sarà ripresa la partita, dovrò smettere automaticamente di parlare. Wow, ragazzi, cioè, Dlorz mi ha appena fatto un aerial. Magica questa cosa. No, porca! Non mangio! Voglio... vaffanculo! Vaffanculo, cazzo! Guarda, ti prego, il modo in cui mi sono rivoltato per prenderla. Io ho cercato di buttarla fuori e niente. Bene, è colpa mia. Ora sono io quello la scarsa della partita. Ah, Dlorz, a proposito. Sì? Foces! Maronna, vish! Scusate, stronziata proprio. Ti chiedaggio scusa, compà. Ti chiedaggio. Che cazzo di lingua è? Non esiste. Ma che cazzo ne so io di come parlano i curdi. I curdi. I curdi. Che cazzo parlano sono parlano in italiano i curdi, giustamente. La Curdia sta sotto la Basilicata. Cos'è la Curdia? Non penso manco che si chiami Curdia, però. Sì, mi pare che si chiami Israele, dove abiti. Porca puttana! Allora sto rientrando un attimo in condizione di giocare, però ogni tanto sbaglio tipo le distanze. Ah, i curdi sono di Cuneo, mi dicono in chat. Io se poi fossero di Macerata. Guarda cosa ti faccio. Ho preso Paolo e ci hanno fatto il gol, Dlorz. Niente, Poldo. Vabbè, non è un problema, siamo calmissimi. Non dobbiamo insultarli, no. Anche perché noi siamo totalmente sportivi. No, ma allora, il gol che prima abbiamo subito, cioè di norma io l'avrei cacciata fuori. Però l'ho colpita prima col muso della macchina, prima di fare la capriola e levarla, mannaggia. Cioè,
Però sia antisportivo, eh. Sì. Allora, io sono super pro e loro fanno schifo, ecco. No, no, devi essere sportivo. Io vedo molti streamer che... Io vedo molti streamer che insultano sempre i loro avversari. Io non sono una persona così, eh. No, neanche io. Anche perché c'è poco da insultare quando perdo 4-0. No, vabbè, ma non tanto questo, però piuttosto perché... Cioè, molti streamer fanno tutti i forti, nimble shot, tutti i pinch assurdi. Sì. Però poi appena subiscono un gol di persone che hanno effettivamente fatto qualcosa di buono, subito insultano. Ho laggato, dicono queste cose. Sì, ho laggato, c'è un hacker. Ragazzi, mi sono distratto. No, pure... il server nuovo dopo l'aggiornamento ad Epic... Maronna, chi la puttana è merda in mamma! Figli di puttana, minchia, mo' gli spaccio la macchina appena di becco. Due autogol. Che palle! Che palle! Ci facciamo il terzo. Se ci facciamo il terzo, palle. Possiamo aprire un canale YouTube italiano di sketch comici sul calcio. Che t'ho detto, però, io ho fatto scoppiare la macchina, sto bastaso. Comunque, stavo scherzando, ragazzi. Io insulto sempre i miei nemici. È la mia prima qualità. Anche io, infatti, insulto sempre i metal... No, cioè, nel senso... Nel senso che... Ma io non sono un metallaro, io ascolto solo i Paramore. Allora va bene. Che è stato? Certo... Sissio gamer. Non ho capito che è stato, ho sentito il coso di un nano, tipo... Ho sentito il... Solo che sono passato a Streamlabs, quindi devo aprire veramente Streamlabs OBS per vedere la donazione. Signori mod, potete darmi una mano? Oh, vai che ci vai in porta. Patu! Molto okay, bene. Ok, vado ad aprire Streamlabs, ho capito. Oh, però possiamo recuperarla. Sì, infatti, manca un minuto e 46, cioè. Sai, Boldo, che mi ha contattato una band gothic metal. Ma io non ascolto metal, ragazzi. Come ve lo devo dire? Io ascolto solo latino. Latinoamericana. Da quando, Poldo? Da quando Dlarz mi ha insultato? Esatto. Sono cambiato, sono una persona diversa ora. In realtà io pure lo ascolto, solo che ovviamente come per ogni cosa, se la faccio io va bene, se la fanno gli altri è uncool. Sì, sì, che schifo i Pokémon, però... Però benvenuti nel mio nuovo Let's Play di Pokémon. Ho fatto una patatata assurda. Infatti, cioè, ogni tanto Poldo potrei anche avere un tuo assist decente, perdonami. Se non mi chiedere troppo. Sì, il mio genere musicale preferito sono le suonerie del Nokia. Esatto, ragazzi. La mia track preferita è quella che fa. Ah, sì, questa è molto bella. Però mi pare che questa è del Samsung. Ah, del Nokia. È vero. Però quella arabica l'hai mai sentita? Quella fa. No? No, never. È un grande masterpiece. Eh sì, a me piacciono le sigle delle suonerie del Nokia, però ce ne sono alcune che sono palesemente commerciali. Sì, tipo quella là con tutti i tamburelli, cioè. Sì, sì, quella è super. Se la potevano evitare. Si vede che è stata fatta proprio super commerciale. Woodlars! Peccato che non l'ho girata bene. Vabbè, niente. Sì, alla fine in live perdiamo. Ma solo perché ci siamo fatti... Sì, dimmi. Contando che due gol ce li siamo fatti da soli. E uno era lì sulla linea di porta. Io non sono stato in grado di metterlo dentro. È perché ci siamo messi a parlare. Vedi, all'inizio hai fatto quel in realtà no, è perché abbiamo fatto proprio errori in gioco. Perché sennò a quest'ora eravamo 3-3 minimo. Esattamente. Allora, grazie mille al carissimo Sissio Gamer 89 per l'€69. Grazie di cuore. Mi ha scritto Focess. Grazie mille, carissimo. Grazie di cuore. Da che dire.
Ok, Dlarza, adesso... No, ma che vota rivinci, dai. Questo qua c'ha la foto di un anime. Che schifo, Cristo Dio. Vabbè, dai. Lo so, fra, che fanno schifo quelli che c'hanno le foto anime, però... Oh, c'hai il botti squadra, sbrighiamoci a fargliela pagare. Che infame. Stai parlando con uno che congela la sua stessa sborra nel freezer. Molto bene. No, il Drazzo, no, l'ho missata. Vai. Me ne sono accorto. Abbiamo fatto il fakeone. Però è al centro, incredibilmente. Cioè, io l'ho messa al centro. Vabbè, dovevi anche tu un po' volare, sai. Lo so. Perché, sai, io non voglio cittare. Dlarza, il bot si era incastrato. E io ho fatto il gol. Vedere. Guarda il bot nell'angolo della porta. Vabbè, non l'ho visto. Era bloccato. Vabbè, clippate, dopo gliela faccio vedere. Era nell'angolo della porta, ma rottissimo. Ora è entrato il suo compagno Sean Boy. Vai, Dlarza, sono sulla fascia. L'ho parata, tranquillo. Anch'io. I miei amici mi chiamano Poldo. Quali amici? No, porco... Vedi, oh, che palle. Ogni volta che mi insulti prendiamo un gol. I tuoi insulti sono più letali di un gol. Giochiamo insieme, please? Sì. Sto leggendo la chat. Insieme. Sì. I miei amici mi chiamano Poldo. Non è vero, Luigi? Questa è una menzogna. Altrimenti non ti chiameresti Luigi su Twitch. Avresti il tuo vero nickname, no? Mi è piaciuta questa. Vabbè, che vuoi, ho un subreddit, comunque. Ah, no, ma non la tua battuta, stavo pensando a me stesso. Tipo, a te stesso nudo. Oggi hai completamente spaccato. Oh, grazie, dai. No, Poldo, stavo parlando a me stesso. Che mi dico da solo, oggi hai completamente spaccato. È triste se lo faccio davvero. No, è pazzesco, cioè... È scientificamente figo. Scientificamente figo, sì, sì. Dlarz95, okay. Grazie per l'euro 69. Grazie di cuore, bello. Beh, lui è uno di quelli. Assumed my birthday. Ha scritto scemo chi legge. Secondo te? Molto bene. Fra, hai sbloccato proprio la comicità del mondo. Hai dissato la persona sbagliata, Dlarz. Sai che in realtà chi è lui? Chi è lui? Dlarz95 è il tuo alter ego. Hai risvegliato l'antica Hiroshima. Non avresti dovuto. Nel futuro sono riuscito a perdere finalmente quei 25 kg. Oh no. Ti prego, dimmelo, devo saperlo. Ma 25 sono tanti o pochi? Dipende. Tecnicamente, cioè, sono pochi per tante persone che stanno messe peggio. Per me sono tanti. Poi vedo le trasmissioni, tipo... Ah, ok, siamo pronti per fare la seconda operazione ora che hai perso 80 kg dopo la prima. Io tipo, come quanti ne hai persi? Ma minchia, perdi 80 kg diventi slim as fuck. No, ma poi... Ma... Perdono 80 kg per poi poter fare l'operazione e farsi rimuovere gli altri chili ancora. Altri 200. No, 200 magari no, però in altri 80. Carissimo Martedak, ciao bello, grazie mille per il secondo mese, come io stai? Ti dico, non lo so grazie se di sia cuore. Tanto sia poco, cioè... Dipende dai punti di vista. Oddio, ma tu intendi quell'operazione tipo quella che ha fatto Ciccio Gamer in cui per sbaglio ha fatto vedere il Pipo su YouTube?
dimmi che hai ripreso questo fatto solo foto, per poter dire Pipo su YouTube. Sì. Tu volevi solo dire la frase Pipo su... Anzi no, tu volevi solo dire la parola Pipo. Ho trovato il contesto. Sei proprio scemo in testa. No, comunque... Comunque non la conosco quella scena, anche perché a me il Pipo mi fa paura. Come, scusa? Faccio la doccia sempre con il boxer. Fai con la pipì con gli occhi chiusi. Sì, perché se no se lo vedo poi ho paura e piango. Ma scusa, in che senso? Ma da dove deriva questa paura del tuo stesso Pipo? Se posso chiedere. Generale ho paura di tutte le cose sessuali. Anche le mie. Ma vaffanculo. Cioè, quindi anche se ti guardi le mani, tipo, dopo che ti fai una sega... O non... Oddio, ho detto quella parola! Una volta mi ricordo che mia zia mi invitò tutta la famiglia... No, questa non raccontiamola. Ah, ok. No, mia zia invitò tutta la nostra famiglia al suo matrimonio, io dissi... Ma io ho paura di quando poi vi baciate sull'altare. Mi hai fatto ridere. Ho messo la palla. Ho paura degli effusioni. Ma io ho più paura della parola effusioni. Ma da dove ti è uscito? Hai mai approcciato una ragazza chiedendogli effusioni? No, Dalarzo, abbiamo 10 secondi. L'ultima volta che ho approcciato una ragazza mi sono messo a piangere subito. Appena mi ha guardato ho pianto. Poi ho vomitato per il nervosismo. Quanto è lei? Dlarz, ci stavamo riuscendo. Potevamo riuscirci, Dlarz. Lo so, potevamo riuscirci. Potevamo riuscirci. E vabbè. Lo soffro. Va così. Dai, 3-2. Vai, torniamo al menu principale, che sennò giochiamo di nuovo contro il Weibo di merda. Sì. Porca troia. Ogni volta che entro in live e mi dicono: Poldo, ma l'hai visto l'attacco dei giganti? Io gli rispondo: ragazzi, madonna mia. Ma prima che inizi a guardare l'attacco dei giganti. Ma come? No, mi cadi in basso. Io l'ho visto tutto l'anime, cioè il manga non so niente, ma ho visto tutto l'anime. Hai risvegliato l'antica roccia scimmia! Non sembra affatto pericolosa. Ah, il cartone animato, intendi? E fra, lo sai cos'è un anime? Non fare il finto gnorri. Cos'è uno gnorri, scusami? Vabbè, ciao! Allora... Yo, Erbricchi, grazie del quarto mese, carissimo, grazie del quarto mese. In realtà non so quale sia la tua posizione, cioè tu... A te non te ne frega niente di anime e manga, se non sbaglio. Minchia, io ho una libreria enorme piena di manga. Ah, ok, no, perché sono il Weibo number one. Non ne abbiamo mai parlato, quindi non lo so. Adesso facciamo in live la nostra top 5 anime, anzi top 3 anime preferiti, perché non ne ho visti più di 5. Porca. Che mi devi far pensare anche nel weekend? Hai risvegliato l'antica. Mercoledì sera. Anche nel weekend è mercoledì sera. Oh, Net, grazie per il Prime. Benvenuto a punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Discord. Grazie di... vabbè, sì, hai capito. Nel gruppo Telegram. Grazie di cuore per la sub. Ok, questi mi sembrano delle mezze pippe. Allora, Dlarz, al terzo posto, quale cartone animato giapponese metti? Io non ho proprio delle posizioni. Cioè, allora, non ho manco bene o male un anime preferito, perché ce ne sono tanti che mi piacciono. Lo stesso, ma più che altro per il periodo in cui li ho visti. Mannaggia. Danza, ti ho chiesto solo il nome dell'anime. Ok, Naruto. A posto. Ma Naruto quale? Allora, il primo lo trovo meraviglioso. Il secondo pure c'ha dei gran picchi di bellezza, ma poi diventa troppo complesso alla fine. Io purtroppo non l'ho mai seguito, però ho visto che tu hai fatto un cosplay dove fai un balletto, penso, della serie, con una maschera strana che sembrava quella di Shrek. Ora, purtroppo non conosco la cinematografia di Naruto, però... Oh, Bukkina Mamba da Bulabad, mio Dio. C'ha la faccia di quello morto sparato. Ah no, quello è l'altro. Ok. E quindi Naruto? Naruto... Cioè, non è il mio preferito, è al primo posto, è uno dei miei preferiti. Ti dico direttamente quali sono i miei fav. Allora, io al terzo posto metterei... facciamo una posizione alla volta. Sì, però così è impossibile. Che fa, quittiamo e ne facciamo un'altra? Sì.
A posto, meno principale. Allora, io il mio terzo preferito. Il mio terzo preferito è Trigun. Ok. Lo conosco solo di nome, però occhio. Ok. Anzi, no. Sì, vabbè, dai, ormai lascio Trigun. Ti dico direttamente quelli che mi piacciono. Cioè, non è che c'è uno che arriva prima, uno che arriva dopo. Ok. Dico, quelli che mi piacciono di più in assoluto sono, ovviamente, vabbè, Naruto. Attack on Titan, Yu-Gi-Oh! Anche il manga spettacolare. Ecco, cioè, una domanda, ma... Il manga spacca. Una domanda su queste cose. Ma come mai, ad esempio, l'attacco dei giganti lo chiami Attack on Titan e Yu-Gi-Oh! Lo chiami in giapponese? Cioè, non puoi chiamarli o tutti in italiano, o tutti in inglese, o tutti in giapponese? Ma è una domanda, no, perché o dici Yu-Gi-Oh! Shinjeki no Kyojin e Anu Ana Ine Ine e tutta sta roba, oppure non lo dici? Ok, cioè, allora mi piace molto l'anime di Re dei Giochi, Yugi. Grazie. La traduzione sarebbe quella, credo. Madonna mia! Oh mio Dio! Striscia notizia best anime. Sì. Ok, quindi Yu-Gi-Oh! Attack on Titan. Naruto, mi piace molto il primo Dragon Ball, non lo Z, il primo Dragon Ball. Anche lo Z mi piace, chiaro, ma non come il primo. Yu degli Spettri, l'hai mai visto? Bellissimo Yu degli Spettri! Oddio, come si chiamava in giapponese? Yu Yu Hakusho. Mi pare di sì. No, no, te lo dico io. Yu Hakusho, ok. Non me lo ricordavo tutto italiano, sto nome. Te l'ho detto in italiano per fare più facile. Cioè, più sì, facile da dire in italiano. Poi non è che li chiamo in giapponese o in inglese. Li chiamo nel modo in cui è più facile e veloce. Attack on Titan, veloce da dire. Ma Yu-Gi-Oh! Sono tre fonemi, Dio mio. Ma non c'è altro modo letteralmente di chiamarlo. Ma chiamalo Shinjeki no Kyojin. AOT, ma che ne so. Ah no, ma stiamo parlando di Naruto. Quindi Yu-Gi-Oh! Lo devo chiamare Shinjeki no Kyojin. Lascia stare. Lascia stare. Un po' confuso. Cosa mi piace anche? GTO. Ma GTA è un videogioco? GTO. Con la O di... Ah, Grit Teacher Onizuka, intendi? Sì. Quell'anime di merda. Intendi. Ho detto il manga. Ah, il manga, ok. L'anime è un po' una l'anime, porcheria. Purtroppo l'anime credo che sia... Non mi ricordo se è tagliato o incompleto. Mi pare incompleto. Vabbè, gli anime incompleti. Sai quanti ce ne sono, purtroppo. Hai mai visto Nana? O letto? Sì, certo che ho visto Nana. Ho visto l'anime. Il manga no. Nana mi è piaciuto tanto. Cioè, incompleto, nel senso... Credo sia incompleto direttamente il manga di quello. O forse no, non mi ricordo. Così. Poi cosa mi piace? Vabbè, io poi non è che voglio non è che voglio fare quello banale o mainstream, però ci sono molti anime mainstream che mi piacciono. Tipo Death Note mainstreamissimo, lo conosco. Il problema è che è talmente bello che giustamente è diventato mainstream. Sì, ma non è che mo se uno fa un mainstream, cioè mica mi vergogno a dire che uno dei miei anime preferiti è Naruto. Poi se la gente deve fare l'elitaria del cazzo di Naruto, però è troppo mainstream. A me piace questo anime sconosciuto che ho visto solo io, uscito quest'anno. Ok, bravo, cazzi tuoi, cioè. Vabbè. Wait che ringrazio una sub. Oh! No. No. Carissimo Asim. Grazie di cuore, bello, grazie di cuore per il primo mese. Grazie mille, bello. Non posso smutarmi, ho sbagliato tantissimo. Ok, rieccomi, Indlarz. Oh, peccato che stavo facendo un tiro fico e me l'hanno parato. Comunque mi sono scritto, cioè me li ero tipo appuntati i miei anime manga preferiti, perché così ogni volta che me lo chiedono in live almeno c'ho, li sono già appuntati e non devo rifletterci. E appena finiamo la partita ti dico direttamente quali sono le mie opere preferite, va? Ok. Evangelion l'hai mai visto? Sì, sì. Non mi piace molto, però, se devo essere sincero. Cioè, è fico, ma lo trovo... cioè, mi annoio. Vabbè, ci sta. Un po'. Il problema di Evangelion è che devi saperlo apprezzare a 360 gradi come opera, piuttosto che ma come trama. Ma figurati, certo.
Certo, ma io infatti assolutamente si vede che è un gran prodotto e capisco anche perché abbia tutto questo successo, è palese, però io ho provato a guardare qualche episodio, non mi ha preso e quindi cioè, non è che poi mi forzo a guardare una cosa. Ci sta, magari non ti piacciono manco i mecha. In realtà no. No, ma stessa cosa io, no. Io sono proprio lontano dai mecha totalmente. Però mi piacciono i piedi, se ti interessa. Ah, quel genere ti piace molto. Ecco. No, perché ho paura anche dei piedi. Ecco, torniamo sull'argomento sessualità. È sempre una cosa riferente a questi cartoni animati giapponesi che riguarda la sessualità. Ma tu cosa ne pensi dei porno coi nani? Cosa c'entrano con i giapponesi? Vabbè, io non l'hai mai visto, ecco, Made in Abyss. Perché questa spinta è gol. Cos'è stata questa risata? Senti, Gary 025, smettila di darmi ordini. Lo so che tu sei più grande di me perché sei nato nel 1925. Infatti c'è nel tuo nickname, ma questo non ti autorizza a fare... No, è a tre cifre, 025, quindi lui è, in realtà è nato nel futuro. Lei non mi importa se tu sei nato nell'anno 025 e sei così più grande di me. Comunque, ottimo gol, Lars. Lo so, mi è piaciuto un botto. Ok. Ecco, invece parlando di serie TV, che ne pensi dei Paramore? Ci recuperiamo il 3-3, Edlards! Non commentare la mia battuta molto funny. Infatti io ho evitato di rispondere perché ho visto che ci poteva uscire qualcosa. Ok, ora puoi farla. Ho 14 anni, lul. Sì, sì, certo, dicono tutti così. Tu sei nato nel 1925. Comunque, dei Paramore io penso che abbiano cambiato la musica per sempre in meglio. Soprattutto solo loro riescono a capire i miei problemi quotidiani. Ad esempio con la canzone Hard Times, che mi fa capire che tutti noi avremo dei momenti difficili. Mi ha proprio toccato quella canzone. Cosa ne pensi di Bleach? Non mi piace Naruto, ragazzi. Quindi non posso darvi pareri sui personaggi. La mia serie TV preferita è i Cesaroni. Questa l'avete rubata a Dlarz, infatti si è molto offeso. Bastardi. Detto con una calma. Bastardi, sembrava tipo quei rapper, tipo rap rumeno. Bastardi. Ma il tuo anime preferito qual è? E il mio anime preferito è Evangelion. Allora. Cazzo! L'hai sussurrato e mi ha fatto ancora più male. Perché per me si era chiuso l'argomento anime. Stavo pensando a un nuovo argomento. Metallaro. No, l'ho sussurrato facendo una pausa di 2 secondi dopo la tua risposta, il che è ancora peggio. Ho avuto tutto il... Non è stata manco una cosa detta d'impulso. L'ho detta pensandoci. È stata una cosa razionale. Oh vai! Dlarz, abbiamo vinto! Dlarz! Abbiamo vinto! Yes! Sì, cazzo. Tanto abbiamo fatto 2 gol a testa, quindi manco male è andata. Ok. No, no, infatti vedi che ogni tanto ci riusciamo a... Ragazzi, spammate Luppino in chat. Grazie mille. Che figo, tu c'hai il sottotitolo Established 2015, che bello. Eh sì, perché ci gioco da lontano 2015. Io devo vedere quando l'ho scaricato, ma credo fosse nel 2015 pure io. Puoi mettere il tag. Ma forse non l'ho sbloccato? No, ce l'hai, per forza ce l'hai. E tutto devo vedere quando l'ho scaricato, perché... Oddio, mi hai appena dato un'idea incredibile. Cioè, una persona in chat ha posto di scrivere Luppino, ha scritto loop, cioè come un loop, e poi ino. Tipo un piccolo loop, in realtà è un Luppino, cioè è fantastico. Cazzo, è meraviglioso. Mi sono immaginato tipo il meme di quel tizio con la fialetta in mano che fa finally Luppino. Come io prima, che cosa mi è successo? Allora, ecco. Gli anime barra manga che mi piacciono di più.
Vai. Hai risvegliato la. Aspetta che c'è stato una sub. Mi insulto perché l'ho interrotto. Dio, dio, sì. Pezzo di merda. Allora, stavo dicendo. Sì. Il riccio che cammina. Bello, grazie di cuore per l'abbonamento. Bello. Grazie, grazie di cuore per la sub. Scrivi in chat punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. E spero che ti troverai bene. Grazie di cuore. Pezzo di merda, stronzo, bastardo coglione. Ecco, Midlords. Molto bene. Come va? Allora. Ah sì, stavi dicendo. Tutto bene. Gli animotti che mi piacciono tanto, barra mangotti, sono okay. Naruto, Death Note, Attack on Titan, Yu-Gi-Oh, Yu degli Spettri, GTO, Promised Neverland. Molto bello, se non fosse che molto violento purtroppo. Beh sì. Hunter x Hunter, Arale, Aroro. Keroro, eh. A me piacciono molto i gag. A me piacciono molto i gag manga. Quelli che fanno ridere. Sì, sì. Io Keroro lo sai che c'ho il manga completo? Completo. La prima stampa. Io non ho... Mi pare che l'anime non l'avessero mai finito. Non lo so, perché l'anime guardavo qualche episodio a caso su Italia 1. Non è che abbia avuto una gran continuità. Però poi mi ricordo nel 2014, qualcosa del genere, mi sono preso tutto il manga. Che non sono tanti numeri, sono una ventina. E cosa c'è anche? Death Parade. Hai risvegliato l'antica Death Parade, sì, l'ho visto. Non avresti dovuto. Molto commovente, soprattutto per il finale. E poi ci sono anche un po' di anime. Grazie alla, Mimi, grazie di cuore per il secondo mese. Come stai? Cartoni animati di metà anni 2000 su Italia 1. Tipo Zatch Bell. Mi sono rimasti. Quelli erano. Zatch Bell era della Rai, però. Era sul Rai 2. Madonna, quanto bello Zatch Bell. Minchia, ancora mi ricordo la sigla. Era tipo: se molto l'oscurità bello si avvolge nella notte. Vai, poi. Comunque, mi piacciono anche quegli anime. Tipo, un po' per. Almeno la gente stupida dice che sono per ragazzini. Ma ovviamente non è vero. Ok. Quindi mi piacciono anime tipo Holly e Benji. Okay. Tipo Doraemon. Doraemon, tipo ok. Tipo Heidi è un anime ed è fico. Poi vabbè, i ragazzi dicono ma è per le bambine. Non è vero, c'è una super storia fica sotto. Eppure, come si chiama? Lady Oscar, immagino. Lady Oscar, cioè, sulla rivoluzione francese, è un anime pazzesco. Della Madonna. Lady Oscar è tipo Gomorra però in Francia, cioè, assurdo. Sì. Sì, sì, è sulla rivoluzione francese, quindi sì. Che figo, ci facciamo ste custom map insieme? Si possono fare? Sai che non lo so. Penso ci sia qualche guida per giocarle in multiplayer. Non ne ho idea. Ragazzi in chat, se sapete come si fa, tranquillamente. E poi basta? Cioè, sono finiti qua? Che cosa ho saltato? Mi piace anche molto Sailor Moon. Sailor Moon per me era troppo per ragazze. Cioè, non lo so, non lo reggevo. È vero, lo è. Però c'ha i combattimenti e c'ha alcuni personaggi che sono troppo fichi. Quelli cattivi, ovviamente. Quelli cattivi. Ok. E poi, okay. Penso di averteli detti tutti. Ok, top. Vai, allora ti facciamo una partita intanto che qualcuno ci spiega come fare le custom map. Dell'Arz, posso dire una frase molto piccante? Cioè, che magari potrebbe offenderti. Sì. Ok, però non prenderla mai. Cioè, è giusto un'affermazione, non prenderla come attacco personale. Oh, ma tutti con la foto degli anime, cazzo di weebo di merda. Stavo dicendo. E... sì. Però alla fine, cioè, tu sei un po' Xyuder, però con la voce più profonda. Ma cosa ci azzecco con Xyuder? Entrambi siamo entrambi uomini, siamo entrambi uomini e basta. Forse è l'unica cosa che ci accomuna. Entrambi ascoltate metal? No, entrambi abbiamo i capelli lunghi, no. Entrambi siamo grassottelli. Io sono molto più di lui, quindi no. Entrambi giochiamo a Fortnite? No. Entrambi, ragazzi, vorremmo darti un ceffone adesso, Poldo? Sì. No, Xyderone è il mio amico. No, in realtà non è Xyderone è il mio acerrimo nemico. Io sono amico con Xyuder 2, che è il suo acerrimo nemico.
amicizia finita con Mr. Poldo, adesso sono Wombo Poldo, il mio amico. A proposito, ragazzi, potete scrivermi in chat delle somiglianze tra Xuder e Dlarz, per favore? Entrambi una volta si sono seduti su una sedia. Mannaia la puttanazza. La sua ragazza sembra sua madre. Ok, Dlarz, la tua ragazza sembra tua madre. Non conosco la ragazza di Xuder. Cioè, Xuder l'ho visto mezza volta in lo so tendenza. Io, però dico, la tua ragazza assomiglia a tua mamma? No, santo cielo. Meno male. Che dovrebbe? No, vabbè, uno chiede. Tipo la pausa. Perché dovrebbe? Oh mio god. Occhio, tiro. Attenzione pure il complesso di Edipo. Ragazzi, ho fatto l'industriale. Che cazzo è il complesso di Edipo? Edipo. Oh, sto buchino a mamma mi ha fatto scoppiare mentre ero fermo. Perché questa cosa? Alla Voldo, vai. Peccato. Vabbè, niente. Peccato. Veramente un peccato. Sono entrambi dei crociati. Beh, tu sei un crociato, Dlarz. Sì, sì, sia anteriore che legamento. Cosa? Il crociato, legamento del crociato anteriore. Wow, non l'ho mai visto, quindi non so darti una risposta oggi precisa. Oggi purtroppo ho finito il Nesquik, sad for me. Fra, lo so. Io direttamente lo prendo col dito e me lo spargo sotto le gengive, il Nesquik. Oh mio Dio. Ed è ottimo da fare? Ottimo, ottimo. Ma vaffanmoc. Sono in porta, Dlarz! Tira! No! Ma non volevo toccarla per non rubarla. Però questa l'ha parata all'angolino. Quando Dlarz vede un pisello, faccio spaventata. Beh, è vero. Abbiamo constatato. Ma anche quando vede il suo di pisello. Bergorda, grazie, complimenti. Ma no, io non lo so che mi prende oggi. Vabbè, dai. Cioè, c'ho i tocchi che faccio sempre autogol. Ma perché? Perché stiamo parlando di un argomento sensibile? No, fra, io gioco sempre a Rocket in live. Faccio le live io stesso. Faccio sempre autogol oggi, non lo so perché. Capita anche ai migliori. Ma vedi, non riesco. Merda, cioè, non ci gioco per tipo 6 giorni. Divento così. Ok, allora ci devo giocare sempre. Ma che palle, però. Beh, che palle questi videogiochi competitivi. Sì, basta. D'ora in poi giocherò solo a Pokémon Platino. Dai, entra, per carità di Dio. Mio Dio. Beh, secondo me Dlarz e Xuder hanno un umorismo piuttosto simile. Beh, questo è stato l'insulto peggiore del peso, guarda. Io non ho mai visto un video di Xuder, perché ripeto, l'ho visto solo tipo in una copertina. Cioè, ho visto un video. Ne dubito, cioè, ho visto la fanbase che lo segue. Se facesse le mie battute, dubito che lo seguirebbero. E questo era Dlarz che smontava un commento palesemente ironico rispondendo seriamente. Eh già. Ti è piaciuto? Moltissimo. Sigla di The Office. Ti è piaciuto come proprio ho ammosciato proprio il cazzo a tutti i presenti? Sì, sì. Abbiamo perso 20 spettatori dopo questa cosa. Grazie, Dlarz. Vogliamo PNG di Dlarz come webcam. Vai, ora lo mettiamo. Scegline uno bello. Certo. E poi te lo passo io. Già scontornato. Ce l'hai già? Perfetto, guarda, se riesci a passarmelo. Certo, fra, secondo te mi metto a scontornare per tutte le miniature, ovvio. Dovrei essere pagato di più, allora. Eh no, però.
Oldo, vagli a dire a quello che se mi fa un'altra parata non gioco più. Mi ha fatto ridere la missata, che fa? Ma io dicevo seriamente, ridere. L'hai detto con una convinzione che mi hai ucciso. Vado là e gli tiro le orecchie. O scendo dalla macchina e lo vado a menare. Drolz è quella persona che su Rocket League scende dalla macchina con la mazza da baseball e gli spacca i finestrini. Io sono l'unica persona che ha il tasto per scendere dalla macchina su Rocket League. Oh Jesus. No blasfemia, per favore. Perché ho detto Jesus? Beh, sì. C'hai ragione, Fra. Lo so che voi metallini appena sentite la G-word vi spaventate. Ma come ho fatto gol, scusami? Non lo so. Ma ero dall'altro lato del campo. Ah, perché... Ah, perché se l'è fatto lui, se lo sono fatti loro. Boh, vai. Dlarz, tu fai la cacca? Punto di domanda. Io no. La tengo tutta dentro finché non diventerò gigante. Ok. La tengo tutta dentro. Ottimo. Ogni tanto quando magari... Quando fai la cacca dimagrisci di 30 kg circa. Esatto, quando non mi si mette come vorrei e mi crea delle piccole sporgenze sull'intestino, allora ne caccio un paio di strozzetti così li riallineo. C'è troppa merda depositata sull'ala ovest. Ok, cacca 5 minuti. Pazzesco, Dlarz, grazie di questo... Di questo pazzesco momento di saggezza. Non lo farei cadere, non lo farei cadere, non lo farei cadere. Mannaggia. Come terzo argomento di Tesina porto la cacca di Dlarz. Non ci credo, Dlarz, questi sono nostri fan. Ha bumpato il suo compare. No! 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 Zio, ti rendi conto che abbiamo avuto tre occasioni da gol? Vai, no! Che palle! Tre occasioni da gol, tre. Affanculo. E io l'ho sparata, okay. Traversa, la risparo, traversa, la butti tu, niente, contropiede, ciao. Allora, Dlarz, faccio un attimo la tua webcam molto velocemente e la metto nello schermo. Ti passo una pic. Me lo puoi passare su Discord? Sarebbe perfetto. Certo. Perfetto, grazie di cuore. Adesso come gliela passo su Telegram? Così impara. Così impara. Ok. Ce l'ho qua, attenzione. Aspetta che ti passo una foto che è giusto per assumere il mio mood in questa live. Ok. È quella POG, immagino. No, l'ho scontornata proprio oggi che mi serviva per una miniatura, quindi ce l'ho ancora qui salvata, perfetta. Ok. Oddio, okay. Devo solo lasciare il PNG senza niente e salvarlo. Certo. Eccolo. Aspetta un attimo che prendo un bel wallpaper. Ecco qua, questo è perfetto. Anzi, è la stanza di PewDiePie, se ti interessa. La stanza di PewDiePie? Sì, un ottimo youtuber, non so se lo conosci. Non lo conosco, però sono sicuro che, insomma, non sia niente di che, ecco. Sì, no, giusto, così. Sono sicuro che sia uno scemone. Uno scemottone. Sì, un super scemotto. Ok. Ok, te la passo. Vai, manda. Salva con nome. Su desktop, salva in cartella pornazzi segreti. Perfetto. Cazzo, dovrei cambiare il nome, in effetti non è molto segreto. Sì. Ti consiglio anche di farlo. Sì. Vai, quando ce l'hai... Te la devo mandare su Discord? Sì, esattamente. Che stanza? È in privato. Ah, c'hai ragione, si può scrivere in privato. Eh già, molto carina come cosa. È una cosa molto fica, ti mando prima un messaggio così mi ti apre la chat, ok? Esatto. Ed eccola qui. Questa l'ho usata oggi pomeriggio per una miniatura.
le persone live non possono vederlo, quindi si stanno perdendo cose molto belle. Però ma che miniatura era, scusami? È di una live da caricare sul canale delle live. Oh, capito, capito. Però mi servirà come... Mi servirà? Beh, se vuoi ti passo tutte le altre. C'ho una decina di foto mie in quella qualità. Però in questo modo sembrerà che mentre giochi hai una mano alzata. Meglio, si mostra che sei un pro player. È vero, gioco con una mano sola. Vabbè, non è un problema. Perché giochi da tastiera. Giusto? Oh! Voleva non farmi segnare e invece... Ma perché? Così. State giocando? Non sto giocando con te, eh. Mi sa che sono in una partita senza di te, fra. Sì, sono con Olivia 012. No, Olivia! Olivia 2012 si chiama. Oh, cazzo. Cioè, con lei sono riuscito a segnare, fra. Con te non gioco così bene. Oh, no. Perché hai un sub coso sulla testa così tu divento un VGF? Perché è il mio sogno. Tu pensi di essere fico, a prendere in giro i VGF, solo perché sei più grande, eh? Pensi di essere forte, io voglio vero? Farlo sul serio, Dolarzo. Tu mi prendi in giro per questa mia passione, ma io lo voglio diventare davvero. Tutti gli altri youtuber avrebbero detto haha VGF e avrebbero memato sull'Iron. Io invece tu no. Pensi di essere fico a prendere in giro i ragazzini. Tu sei una persona onesta. Ok, in live sì. Tutti possono vedere la tua webcam. Nella ecco. Stanza di più di fa. Ecco fatto. Perfetto. Possiamo riprendere a giocare, Dlarz. Molto bene. Mi hai messo pure quelle croci rovesciate anche a me, come se volessi farmi il fico nel 2009, però ok. Adesso ridillo per favore, però senza tremare dalla paura. Cavolo, sì. Cavolo. Non vorrei poi che un nuovo inner circle venisse a bruciare la mia chiesetta di città. Oh, però sai cos'è un inner circle? C'è tanta roba. Fra, io te l'ho detto, io cioè mi informo sempre su tutto. A parte che se non fossi informato sul metal non penso che potrei fare tante battute. Potrei solo dire tipo quello che dicevano. Ma però a me le battute l'ascoltavo. Che hai fatto sono stato metallino di merda e ascolti Paramore, quindi è proprio questa. Quindi... Paramore comunque... nominati solo tu. Ma non è vero, nella prima live mi sono rimasto in testa. Ogni volta che penso a una canzone metal penso ai Paramore. Paramore, grande gruppo progressive metal. Comunque abbiamo in squadra, cioè abbiamo contro Alex XD e Zeta Love My Keck Lemao. Questo già che gol gli stavo facendo a Cos XD. L'ha parato, però. Sì, no. Questo qua però Zedagek, Love, già rotto cazzo. Niente, oh, stasera faccio schifo, mamma mia. Ciao Davvo, benvenuto in live. No, grazie. Ok, Dolarz, sono al centro. Aspetto il tiro. Ed entra così. Alla grande. Oh yeah. Comunque sì, sono informato sul metal perché giustamente cioè io lo ascolto ancora, figurati. Ok, ma di solito molto ascolti meno. Roba leggera tipo il Depressive Suicidal Black Metal o... roba più sì, pesante. Sicuro, sì, tipo sì, il pop punk. Tipo il tutto growl e roba del genere. I sì, Beatles. Sì. I Beatles, sì. Esatto, ok. Grande gruppo metal, sì, tipo sì. Billy Ray Cyrus. Padre di Anna Montana. Comunque ogni tanto mi scordo che ho messo la tua webcam, poi mi giro, guardo lo schermo e ti vedo. Che mi fai con la faccia. È meraviglioso. Esatto. Il papà di Miley Cyrus. Per... la faccia che uso per giudicare le persone. La uso anche quando giudico. Fammi vedere il tuo pene. No, veramente brutto. Esatto, che la foto che ti ho mandato è proprio la faccia come quando ti dico che i tuoi gusti fanno schifo e cose simili. Sì, esatto. Infatti già l'ho vista nella mia mente. Sì, quella è proprio la faccia da... Ehi Dani, mi piace questa cosa. La mia risposta è proprio quella faccia e quel gesto con la mano. Esatto. Dlarz, ho sentito delle voci. È vero che te sei la guardia che sorveglia Stepney a casa sua? No.
fine. Ok, mi aspettavo qualcosa di più divertente, però. No. Disarmante come rispondi a certe domande. Devo mantenermi evergreen nella comicità, quindi a volte devo spiazzare un po' il mio pubblico. Sì, questo non mi ha spiazzato. Guarda. Bel gol. Ma come? Vabbè. Ma perché? Allora vedo che c'è una malattia dell'autogol in giro, non sono solo io. Sì, Anna Pepe. Anna Pepe. Sai chi è? Sì. La conduttrice di Affari Tuoi, quello di colore, come si chiama? Anna Pepe. Anna Pepe. Ma non era la cantante quella lì? Bando soprattutto. Non l'ascolto il metal, madonna mia, come devo dire? Poi Bando sopra il booster, cattivissima. Bando sopra il booster è una canzone metal. Pokémon Bando e Pokémon Booster. E poi il terzo capitolo è Pokémon sopra Hill. Quali sono gli starter di Pokémon? Hai risvegliato l'antica elettroscimmia. Come hai potuto? Quella con cui se l'ha fatta il Disney. Ciao, Boldo, come va? E poi anche... Gue Pequeno? Sì, Gue Pequeno. Però col cazzo di fuori. No. Okay. Anche perché lo sai che ho paura. Ok. Del pene, certo. In generale. Grazie, Dlarz. Aspetta che ringrazio per una sub. Ciao Matt, grazie di cuore per il terzo mese. Grazie mille, bentornato. Ora torno da Dlarz. Lo so che vi dà fastidio al live, ragazzi, però ormai l'ho invitato. Poi stacchiamo. Oh, ma mi senti sempre, ma mi dimentico sempre di mutarmi. È pazzesca questa cosa. Cavolo, mamma mia. Che succede sempre? È incredibile. Cosa. Poi soprattutto quella volta in cui eravamo in pre-live e si è fatta sentire quella cosa della sborra, mamma mia. Esatto. Mi dispiace veramente tanto. Come sta Elisa, tua figlia? Cosa? Questa mi ha spiazzato davvero. Senza punto interrogativo è ancora più divertente. Come stai, Elisa, tua figlia? Ma sei il papà tu? No, il papà sono io, chiaramente. Sei la mamma tu? No, ti chiami Marco. No, ti chiami Diego Fatto. Non ho letto Marco. Marco, da dove l'hai tirato? Non lo so. Diego Fatto, ti chiami Marco? Non c'è nessun commento vicino che ho scritto Marco, quindi non so da dove è uscito. Però ti giuro che ho letto Marco, vabbè. Quindi mi stai dicendo che c'è qualcosa in comune tra te e Tricheco Fatto? Siete entrambi dei trichechi? Oh. Ok, scusatemi, ho le lacrime, me le devo asciugare. Fra, adesso ti insegno una super battuta mega funny. Hai detto Marco per Don Marco. Ah, oh, cazzo! Sono il cringe, ragazzi. LOL. Super mega cringe. Vai, Dlarz! Non ci credo, Dlarz. Non ci credo. Ho visto tutto, ho ripreso tutto. Dai, che ce la facciamo a metterla dentro. Vai, te la metto non in ci credo, Poldo. Non ci credo. Ma cosa? Dai, la porta vuota. Oh, dai, questa la serve. No, mi va! Capito? Io sbaglio a porta vuota. Tu sbagli con due persone davanti alla porta. Non ci credo, Polpo. Stavo pensando a mia figlia. Oh, che cazzo hai fatto? Beh, sì, arrivava centrale tipo dal lato, quindi capriolina. Ah, ottimo. Aspetta che faccio ripartire la lo-fi che è finita. Yeah. In realtà c'è metal di sottofondo, però noi glielo diciamo così non ci insulta. Okay. Oh, ci sei. Sono stati 20 secondi magnifici. Perché tu hai detto una roba strana, hai fatto poi ti sei mutato, silenzio. Io aspettavo tipo che parlavi, dicevi qualcosa. Ma dai, la palla era dentro. Guarda, che palle. Che palle. Dicevo, io aspettavo che tu dicevi qualcosa, tipo, boh, e tu? Ok.
Va bene. Stavo cantando la canzone che più ha segnato la mia esistenza. Grazie dei 45 bit, Gabs. Ultimi bits, non è vero? Li puoi comprare ancora? E questo, ragazzi, era un pirito. Era un rutto bello grande. Speriamo che la mamma non mi abbia sentito. Fa' attento quando fai i rutti, prima che ti si scompone tutta la cacca nell'intestino. Oppure era un rutto d'assestamento, invece, per compattarla. Mia mamma una volta mi ha sentito che mentre giocavo ai videogames al computer con i miei amici, okay, ho fatto un rottone e allora è entrata spalancando la porta e mi ha sgridato. No! Ho dovuto stare una settimana senza PC. Mamma, ma domani ho una sponsorship con un'azienda, devo registrare il video, mi danno 1000 euro. No! Ma me ne frega un cazzo! Ok, Edoardo, posso raccontarti una bella storia? È una di quelle storie che poi finiscono su YouTube, tipo nei canali Twitch, chiamati tipo la storia di come, eccetera, eccetera, esatto. Certo, hai capito? Praticamente oggi ho ripescato il mio account Facebook vecchio, che, di cui ho cambiato nome, in un nome arabo, perché così la gente non mi trova, nemmeno per sbaglio. E ho trovato questo account e così, per divertimento, ho detto vabbè, vediamo che chat ci sono, insomma, che post. E trovo questa foto in cui sostanzialmente avevo scritto una brutta parola, cioè avevo scritto una frase molto particolare. Era una foto da bambino, quindi 01 nel 2007. Sì. Avevo scritto una bella frase e poi alla fine c'era scritto ha 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 madafacca. Però madafacca ha scritto M-A-D-A-F-A-K-K-A, proprio madafacca. Sì, ok. E io quando ero piccolo, diciamo che seguivo molti youtuber, che tuttora alcuni continuano, e a quanto pare uno di questi youtuber aveva detto questa parola, e io l'avevo sentita, e non sapendo che volesse dire figlio di puttana in inglese, l'avevo scritta in modo scherzoso. Mm-hmm. Quindi c'è un commento di mia zia, sotto quella foto, che fa... Ma perché hai scritto quella parolaccia? E io ho risposto tutto in caps: non so che vuol dire, virgola, l'ha detta Eren Blades. Fine della come storia. Eren Blades? Ah, boh, ma che ne so, ma da piccolo seguo Eren Blades, quindi... Mica, ma lo fa sembrare come se lui ci avesse 40 anni. E porca... Ma già streamava, cioè già streamava, già faceva video di Minecraft. Sì. Ai tempi. Sì, ma nel 2007 no. Vabbè, non era nel 2007, cioè, per modo di dire, nel 2007. Ah, ok. Non so cosa vuol dire. Badafaka. Ernesto Fiammata, chi è Ernesto Fiammata? Ah, vabbè, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. È in live ora, non mi interessa, ormai lo odio. Ma io... Perché tu lo conosci, no, Trazza? Io? No, mica ci ho fatto delle cose insieme. No, perché i suoi amici sono i miei nemici. Ah, meno male che io sono suo fratello. Cosa? Non sono suo amico io sono suo fratello, fra... Il suo bro. È diverso, ma no, è diverso. Allora, io chiamo tutti fra e bro, ma non tutti sono davvero fra e bro. Solo chi chiamo fra e bro intendendo davvero fra e bro è mio fra e bro. Darz, ti sei mai fatto una pippa sui video degli Eternal Love? Io non faccio queste cose disdicevoli. secondo me... Adesso ripeti la frase con un altro aggettivo al posto di disdicevoli. Io non faccio queste cose riprovevoli. Ok. Rifalla con un altro aggettivo. Io non faccio queste cose vergognose. Ok, allora è la frase. Pensavo fosse la parola divertente, è la frase. Sì. Anche se dici io non faccio queste cose belle, fa comunque ridere. Io non faccio queste cose assolutamente normali. No, ovvio, ragazzi, certo, praticamente se non sto in live a fare video mi masturbo tutto il giorno, cazzo. Sui video degli Eternal Love. Che devo fare? Sono costantemente arrapato in lockdown. Grazie, Dlarz. Meno male che t'avevo mutato. Ma non sugli Eternal Love. Perché? Prima di tutto perché neanche facevano i video con la faccia. Quindi gli Eternal Love che cosa? Vabbè, logo? Quando facevano i video di Minecraft tipo
mettevano romantiche. Vabbè, però dico quei personaggi di Minecraft. Ah, i personaggi con le storie romantiche di Minecraft. Sì. Sì, sì, mi facevano sempre arropare penso... come un porco bastardo. Non intendevo dire quello. Guardavi le video e arraspavi, facevi oh, 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 oh. Ma che cazzo. Aspetta, ma come me fate le seghe, scusatemi. Non fate questi versi tipo oh, 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 oh di solito. Io no, io le faccio in silenzio e quando ho finito dico molto bravo Daniel, molto bravo. Ma in silenzio, cioè non c'è nemmeno un rumore. Cazzo, sei un ninja. Completamente. Domanda un po' personale, senza... i tuoi genitori ti hanno mai beccato? Sei talmente silenzioso che... No, io la sera a certe volte guardo la TV con loro sul divano e me ne faccio una. E loro ti vedono? Certo. Ok. Oddio, mi sono girato. Ho visto la tua faccia che mi giudicavo. Ma cioè, tu stai zitto per 30 secondi e poi fai... Eh sì, perché ho tipo mosso il braccio, quindi da bravo vecchio ho fatto... No, devi fare... Oh, issa! Oh, issa lo faccio tipo quando mi siedo sul water. Cosa che ormai faccio. Ma già che lo chiami water. Cosa che faccio pure per pisciare. Ah, lo sai che da quando ero piccolo mi sono sempre seduto anche per pisciare? Non ci credo. Fra, ma perché la gente dice, no, la pipì si fa in piedi e la cacca seduti. E io, ma si può fare anche la pipì seduti? Beh, sì. Però la fanno le donne, cioè l'uomo può indirizzare e farla in piedi. E quindi tu per la lotta, ho detto, la discriminazione, vabbè, sì, chiaro. No, io ho detto, vabbè, è chiaro che noi possiamo indirizzare e farle, ma cioè, è più comodo se mi... Perché devo stare in piedi, scusa? Dovrebbe essere un momento più veloce. Ma che cazzo, ma tu quanto ci stai a pisciare, scusami? No, ma che cazzo, ma mi siedo pure quei 20 secondi, ma che cazzo, ma perché devo ma fare... pisci una volta ogni due giorni? No, io piscio pure tipo 4-5 volte al giorno. Ah, ok, allora è proprio diuresi, probabilmente. Ma perché fa... io da in piedi la faccio solo a casa degli altri. Ti piace l'Hulk 4316? Certo, sì. Ok, continua. Io quando facevo la tech kit sul tubo... A me piaceva sia la tech kit che il tubo. Ah, vabbè. Prima giudica a me perché mi masturbo sugli Eternal Hobby, ora tu solo voglio. Vabbè. Io non ti giudico comunque. Io mi piscio addosso. No, ragazzi, no, non avete capito. Non intendeva quello. Anche io piscio da seduto. Ma tu sei donna. Invidio gli anziani che possono indossare il pannolone, così non devo manco andare al bagno. Che palle, io sto lì che sto facendo. Ma poi te la devi cambiare. La mia sessione personale. Ma sei in partita? Di... Sì. Non con te, mi sa. Eh no, devi uscire. Io liscio da seduto. Anch'io da seduto. Ragazzi, ma siete tutti psicopatici. Io vi immagino con la bavalla alla bocca mentre fate la pipì. Come si chiama? Sai come si chiama questa? Pigrizia estrema. Mio Dio, ragazzi. Ah, io sono mega pigro. Io se c'ho un modo di fare una cosa più facilmente lo troverò sempre. Ok, dimmi una cosa che sei riuscito a ottimizzare, stile Fantozzi. Pisciare da seduto. Ok. Se devo pisciare e farmi la doccia, a sto punto entro in doccia e mentre mi sciacquo piscio. Vabbè, questo è vabbè un trick che ho visto su 5 Minutes Craft. E se voglio masturbarmi ma ho una call... con la mia famiglia, lo faccio mentre sono in call con la mia famiglia. Ok, su Eternal Love? No. Di solito attivo la webcam nelle chiamate WhatsApp, guardo il mio la mia immagine. No. Poi mi do anche il 5. No. Io quando finisco di masturbarmi mi do il 5 e mi dico da solo ottima prestazione. Questa è una domanda molto personale, ma oltre a essere silenzioso, perché già questa cosa è strana che sei silenzioso, cioè hai pure gli occhi sbarrati apertissimi o li tieni tipo chiusi? Tengo tipo socchiusi, tipo un filino concentrato, tipo Batman quando avvista un nemico.
Cazzo che male. Ah, ok, ci sono. Wow, che ho parato. Mio Dio, la minza. Che male. Questa mi ha ucciso. Mi sono immaginato con la foto di Batman con gli occhi socchiusi. Non sapevo che ti piacessero così tanto le mie super comedy battute. Ma non, è una battuta, cioè non è un'affermazione, cioè, di vita vera. Bravo, secondo te io mi masturbo? È una cosa da bere, no, scherzo. Lo faccio una volta al giorno circa. Beh, d'altronde devo anche prendermi un po' cura di me stesso. Certo, lo fai per self-care, ovviamente. Certo. Anche perché i medici consigliano di farlo. Ho detto che fa bene, previene problemi alla prostata, al che io gli ho detto... Prostata? Io non mangio certe cose. Mio Dio. Che cosa da ignorante. Io non mangio queste cose. Questa è peggio di quella di Batman, mio Dio. Ma vaffanmuc. All'angolo. Ma Danzo non ha la parola del suo tipo. Ragazzi, era un altro Dell'Arz, quello di prima. Questo è Dell'Arz 2. Ah sì, questo è Dell'Arz 2, che è anche il multiplayer, sì. Lui non conosce molta roba, guarda, aspetta. Don Marco. Vedi, non sì. Gli ha fatto ridere. Non l'ha capita perché no. È un altro Dell'Arz. Invece se lo chiediamo al Dell'Arz 1, probabilmente ci stacca il cazzo e ce lo mette al posto dei peli del naso. Esatto. Oppure come dicevano di Shrek, ti trita le ossa per farci il pane. Poldo, ci stavo andando io, mortacci tua. Ah, gli orchi hanno gli strati? Esatto. Gli orchi sono come le cipolle, puzzano? Sì, no! Drazio, dobbiamo fare quella cosa di Shrek super segreta, me la son dimenticata. Mi è venuta in mente ora. Ok, settimana prossima ti va. Però ci serve la terza persona. Ah, io ti dico solo che da... Non ci credo, madonna, se lo faccio di nuovo. Io ti dico che ci sono fino a venerdì, cioè, fino a giovedì 1. Ok, allora facciamo il prima di giovedì 1. O al massimo dopo le vacanze di Pasqua. Vedi tu? Tu basta me lo dici un paio di giorni prima. E però... poi in realtà questa cosa non è vera, perché te l'ho detto ieri, se facevamo una live oggi. E tu mi hai detto sì. Vabbè, sì. Infatti credo che tu hai nervosito. No, ma non è per quello, è perché magari poi c'ho... Nei tuoi cazzi. Prendo altri impegni, capito? Ecco, Dlarz, una piccola intervista. Qual è il tuo impegno medio? Cioè, di solito cosa fai a parte masturbarti su Eternal Love? Comunque non è un mio impegno medio, perché l'ho fatto solo 15 volte e poi ho smesso. Negli ultimi 15 giorni. Io... Non... io dormo. Molto. E prendi appuntamento, immagino, per dormire. Certo. Io dormo molto perché ne ho bisogno, perché sennò poi... Ma bamba, che cazzo piazza. Mi piace dormire, stare nel letto, sonnecchiare nel letto senza dormire e poi dormire dopo, svegliarmi nel letto e starci. Ok. Poi ogni tanto mi alzo al computer e sto seduto, dormo al computer. Tu sei bravo in cucina, Dlarz. Mediamente. Perché ti ho appena immaginato niente. Ti ho appena immaginato nudo con un grembiule da cucina. Così? Sì, e che facevi la tua guida stile ciccio. Vai, Dlarz. Non sono molto bravo in cucina perché non ho ancora avuto modo di farmi comprare da mamma il libro di cucina di ciccio, che ha detto che costa troppo. Io ti ho Dlarz che abbiamo fatto. Mi ha detto testuali parole mia mamma: senti, questi youtuber fanno un libro diverso all'anno, io non posso stare a spendere tutti questi soldi per comprarteli tutti. E la maglietta ma non ti dovevi non ti dovevi comprare quello degli sticker dei miei contro te. Non c'era trama, erano solo sticker, te l'ho detto. Ma io volevo gli sticker. Ma che palle, Dlarz. Te l'ho detto, 25 euro per un paio di sticker. Va bene che li potevi pure colorare, però infatti cioè, io li ho già colorati tutti.
Davvero? Già tutti? Ma è uscito l'altro sì, ieri. Mia mamma ha detto: senti, io ti compro sto altro libro, però non fare che te lo finisci subito come al solito, perché l'ho pagato un sacco di soldi. Va bene, e il giorno dopo avevo già colorato tutti i miei stickers e detto tutte le mie preghierine. Ah, le famose preghierine del libro deve contro te. No, beh, quelle le dico perché devo fare il... Ah, ok, ok. Devo fare la comunione, allora siamo andati al campo scuola a fare la prima volta la confessione. E io mi sono confessato col parroco, gli ho detto tutte le cose brutte che ho fatto. Le pippette su Eternalopia, hai detto? Ho detto, signor parroco... Signor parroco, io ho perso me stesso, la mia grinta che mi caratterizzava, non mi incazzo più per le cose che prima mi facevano incazzare. È uscita Lola Bunny senza le tette, io non ho mosso un dito al riguardo. Non ho mosso un dito. Sono stato lì e ho solo detto, ok, che cazzo mi succede? Tutti gli altri nerd maledetti si sono incazzati per giorni su Reddit per sta cosa. E niente. Invece io, niente, come se non fosse un problema anche mio. Perché non lo era, però. Sto intanto per vedere la voce di Dlarz e sentire le scimmie nude. Cioè, al contrario, scusami, ho letto male io. Madonna. No, Dlarz, no! Buttala! No, Dlarz, fermo, non andare a casa di Fierica a fare la live dove nascerà il meme di Don Marco. Schwarzenegger che corre. Ora la faccio, ti prego. No, però faccio no, proprio fermo, il video. No, fermo, Dlarz, non andare a fare quella live a casa di Fierica in data. Ci metti la data precisa dell'uscita di quel video. Vai, Dlarz! Credo in te! Niente. Non hai creduto abbastanza. Neanche io. Ehi. No. No, Dlarz, ti prego. Possiamo con vincerla. Con quanta eleganza l'ho levata. Sono andato sì, più avanti eri nel molto pallone, suave. Poi retromarcina. Tanto mi hanno detto, vedere la voce di Dlarz, la forma della voce. Bel cartone animato. Sì. Si dice anime, ignorante. Ma guarda che si dice anime. Facciamoci sentire otaku italiani. Ribelliamoci a questi boomers che dicono cartone al posto di anime. Dai, non fa più ridere. Io nella mia vita non faccio un cazzo e non ho futuro. Però incazziamoci con quelli che dicono cartone al posto di anime. Mm-mm. Beh. Il Giappone è il posto perfetto per vivere. No, non ci sono mai stato, però lo so. No, no. Oddio. Quanto vorrei andare a vivere in Giappone. Tanto il giapponese è una lingua che si impara subito. Non so parlare nemmeno lo spagnolo. Oddio, come vorrei andare a vivere in Giappone. Ho visto 3 anime. Tra cui uno è l'attacco dei giganti in cui tutto viene distrutto. No! Ok. Mi sono un po' spaventato. Vai, oddio, Dlarz, grazie dell'assist. Wow! E si vince così, Dlarz. Un'ottima partita. A te piace il Chievo? Il Chievo, sì. Ciao. Però che io di solito chiavo. Clicca like a questa fanpage di Erfaina. Pov, quando Erfaina lancia l'accendino, esplosione. Tanto in Giappone sono solo stupide le donne. No, questa cosa è molto razzista, quindi farò finta che non l'ho letta. In realtà il Giappone è un posto molto bello. No, la cosa più degradante è vedere i ragazzini di 12-13 anni su TikTok che hanno visto tipo 3 anime, che ora sono diventati tutti pro Giappone, non sanno un cazzo della cultura giapponese. Esatto. Però vabbè, loro sono... poi si autodefiniscono weeaboo, cioè vabbè, non avete capito proprio niente. Sì, sì, è incredibile. Cioè, non avete capito tipo... niente. Portavoce di un movimento che non avete neanche compreso. Vabbè. E poi Weibo, cioè non è un'etichetta, è proprio un insulto Weibo. Fosse quello, cioè zio, non è che se tu hai visto 3 anime puoi dire che sei un weeaboo, madonna.
Cioè, ma poi fanno a gara tipo a chi vede più anime e guardano solo quelli con pochi episodi, solo per poter ingrandire il numero di anime guardati e dire sì, io sì, ho visti 27, tutti anime da 8 episodi però. Poi gli vai a parlare degli anime grandi classici, quelli fichi che dovrebbero recuperarsi per poter, no, troppo vecchi, anche solo, non mi piace. Per poter, non mi piace l'animazione. Per poter anche solo parlare, per poter anche solo parlare di anime e manga, dovrebbero farsi una cazzo di cultura, ma non li hanno mai visti ovviamente quelli. Troppo impegnati a guardare Tokyo Ghoul e Sword Art Online. Che per sì, carità, che poi lascia sta che le animazioni degli anni 90, madonna mia. Per carità ci stanno come anime, però cioè, sì, non puoi dire di essere weeaboo. Ti hai visto tre anime usciti negli ultimi, boh, 4-5 anni, basta, la tua cultura si ferma lì. Oppure ti lamenti che prima della pandemia tu uscivi con la mascherina, col gattino e ora tutti ce l'hanno. Sì, esatto. We live in a society. Sì, sì, sì. Il mio anime preferito è 1770-13. What? Codice fiscale. Ah, è un hentai, ok. Ecco, pure sta cosa degli hentai, madonna santissima. Raga, ho visto Boku no Pico X to the D. Alleanza Weeaboo. Alleanza Weeaboo uniti. Io X to the D lo dico sempre. Ma cos'è un X to the D? Mi mancavo. Sarebbe XD, però dici X to the D. Non ci credo, Dorz. Ma bravissimo. Ci credi. Stavi per farla buttare fuori dalla traversa, non so come. Non so se hai notato, guarda. Cioè, era dritta per dritta e finita sulla traversa. Ah, comunque sì, posso, sì, dire, un, posso, sì, dire un'ultima cosa per chiudere l'argomento. Più la, vai, gente fa la fissata e fanatica sugli anime e manga, allora, quelli che si definiscono weeaboo, che fanno le fanpage, che stanno sempre a parlare, poi sono, saranno i primi tra qualche anno che smetteranno di guardare anime e leggere manga e abbandoneranno completamente sta passione. Loro sono i primi che ci lasceranno subito. Già me li vedo, tra 5 anni secondo me il 90% di sta gente manco li seguirà più gli anime e manga. Perché già, se tu fai così l'incaponito e ti ci fissi così tanto, vuol dire che è una fase. Vuol dire che è una fase. Mi dispiace, ma è così. È come il metal alla fine, cioè è la stessa roba. Sì, quanta gente vedi super mega fissata, poi li vedi 5 anni dopo, lo rinnegano quel periodo. Preferisco già, già, vivere la vita come la vivo io. Cioè io ho guardato una marea di anime, ho visto e letto un bordello di manga. Mi definisco semplicemente un appassionato, no, né ma... un esperto, né un cazzo, ecco, questa cosa, cioè di definirsi un esperto solo perché l'hai visto, è totalmente sbagliata. No, 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 io, cioè, mi definisco un appassionato. Non vuol dire niente. E stessa cosa io, cioè alla fine penso che per definirti weebo, definirti true metalhead, io penso sia la veramente curiosità che ti spinge a diventarlo. Cioè se non sei curioso di scoprire il passato, l'origine della subcultura, vuol dire che sei un cazzo di minchione e basta. Sì, cioè ma ti piace che il marginalmente molta gente si dà questa etichetta da super fan, ma in realtà se poi li conosci per davvero non sono manco così tanto. Beh, fan, è un'etichetta o... per gruppo di appartenenza, cioè. Sì, sì, è solo per darsi una cazzo di caratterizzazione e sentirsi parte di qualcosa. Esatto, sentirsi parte di qualcosa è la parola chiave, suppongo. Sì, sì, ma ci sta, cioè tutti quanti siamo stati piccoli. Oh, io pure quando avevo 16 anni dicevo, ah, sono otaku. Ma cioè non è che nasciamo già tutti perfetti, però. Ragazzi, come diceva il grande De Sica, maestro filosofico, asso ragazzi. Il problema è che poi quando inizi a effettivamente etichettarti in modo così deciso e forte, poi estremizzi e tu sei solo quello, tutto il resto non c'è. Cioè se tu sei un weebo non puoi ad esempio ascoltare metal, se tu sei un metallaro non puoi guardare anime. Più che altro mi dà fastidio il razzismo che abbiano queste persone che si definiscono aperte di mente, perché noi al contrario dei boomer che li chiamano cartoni cinesi, noi almeno guardiamo gli anime, leggiamo i manga, siamo più moderni, più aperti di mente, e poi fanno i razzisti contro, diciamo, gli altri gruppi che con altre passioni fanno i mega razzisti e li prendono in giro e li emarginano. Quante volte ho visto gente tipo con nickname weeaboo eccetera, ma lascia sta pure alle fiere, non offendere altra gente con altre passioni, cioè non fate i razzisti però. Ah, siamo 2-2. Ce la possiamo fare, Dlarz? Ah,
Ah, guarda che stop da terzino. Vabbè, però sei proprio uno strunz. Ehi. No, è uscito dalla porta. Volta Poldo con sto contropiede che viene ucciso subito. Già, va così. E poi mi tocca ritornare indietro tutto il campo. Vai Poldo. Vai Poldo. Oh Poldo! Poldo! Salta! Vai, no! No! Oh, peccato! Bella azione! Bella azione! Devo angolarmi meglio. Se lo fai di nuovo, non fallirò. No, ho girato la macchina malissimo. Okay. Porca merda, tiro in porta. Non ci credo. Mamma mia. No, mio Dio. A me stanno sul pipo solo gli italiani medi. Però gli italiani medi sono i più neutri, perché alla fine sono solo loro stessi. Sono solo loro stessi, almeno non fingono di avere un altro comportamento. Erano stupidi, certo, chiaro. Però almeno sono veri. Beh, ma né tantomeno se ti danno del Weibo è un insulto. Cioè, il Weibo te lo devono dare gli altri. Ma non è che Weibo lo devi vedere come un insulto. Allora, perché inteso come insulto là. Poi vabbè, noi italiani siamo bravi a prendere termini non nostri e dargli il significato che più ci piace a noi. Ma guarda che Weibo, noi italiani lo usiamo solo per dire che siamo appassionati. Ho capito, ma non è che se io in Italia inizio a usare termini stranieri e gli cambio il significato, allora il significato è quello. Cioè, ma non rompete i coglioni. Cioè, vuol dire quello, vuol dire quello. Ma ci vuole tanto a dire appassionati? Perché dovete cercare sti termini del cazzo? Perché sennò non ha lo stesso effetto, perché deve dare quel segno di esotico. A parte che poi loro dicono sempre, ma le persone quelle medie non ci accettano perché vedono le nostre passioni come strane e non ci capiscono. Magari iniziate a dire, ah sì, sono appassionato di anime, al posto di dire otaku e weeaboo, magari vedi che lo capiscono pure prima. A cosa ti riferisci? Ti capiscono pure prima. Eviti di dare terminologia del cazzo solo per sentirti fico. Cioè, se io ho una persona media, dico, sono un appassionato di manga, di fumetti, anime lo sanno che cos'è, perché ormai è una parola bella ormai sdoganata. Se a uno vado e gli dico, io sono un otaku, sono un weeaboo, quello mi guarda e dice che? Subito pensa che sono uno stramboide. Esatto. Ma è ovvio che lo pensa. Non lo giustifico, ma lo do per scontato che lo pensi, purtroppo. Imparatevela a giocare pure voi, però, che cazzo. Non ci credo, ma come è entrata? Io sono un appassionato di sagre di paese. Ecco, allora di appassionato di sagre del paese, non dire otaku della porchetta. Otaku della porchetta. E vabbè. Che dici della zona? Facciamo l'ultima e poi ti libero. Va bene, fratmo. Dimmi tu anche se sei stanco, visto che non ti ho fatto dormire. Abbiamo iniziato alle 8:25. Sì. Beh, arriviamo a 2 ore. Ok, fra 15 minuti, top. Sì. Io sono appassionato dei piedi di Dlarz. Vedete ragazzi, uno fa un argomento serio e voi... Quello delle saghe del paese ci sta perché era serio. Ma questo dei piedi l'ho trovato fuori contesto. Non gliela fa proprio questo. Mi piace che tu ogni tanto scompari, stai fermo per un po' e poi ritorni cantando. Sì. Tipo come un jingle, c'è stata la pubblicità e poi ritorna. Tipo la radio. Mi stavo grattando il pipotto. Ovvero? Il pipotto... E non è da confondere con il Pip 9. Oh, veri funny. Hai visto, Fra? Sto facendo un corso di teatro e sono diventato uno skilladissimo. Dopo Tizio 21 sono tutte...
Incredibile. Paolo, non posso stare sempre a parlare degli otaku. Adesso fammi un attimo dire a qualcun altro che sta sbagliando tutto. Ecco, Dolazzo, fammi una grande critica. Una enorme critica, molto pesante. A te? Sì. A te? Inizia ad ascoltare anche un po' di altra musica. E ora ti dirò un fun fact incredibile, eh? Io ascolto davvero tanta musica. Ah, però... Vabbè, ovviamente tu c'hai... C'hai... La tua passione principale è il metal, e ci sta, come per me lo è il rock leggero. Mentre sappiamo tutta la subcultura che c'è dietro. Esatto. Ma io pure ho avuto il mio periodo dove andavo molto dietro a questo. Per esempio ascolto un botto di jazz, elettronica, quindi EDM sia dubstep che più leggera. E l'electro swing, minchia, ne vado matto per chillare, la stessa lo-fi che c'è nel mondo. Bellissimo. Il rock leggerissimo lo ascolto pure, lo stesso acid rock ad esempio ne vado pazzo, oppure... Trap non proprio, rap old school sì, un fracco. Diciamo che quelli che evito di solito sono la neomelodica, perché proprio non mi rendo mica laggiù. Il reggaeton. Sì. E qualcos'altro. Anche di pop qualcuna carina ce n'è. Sì, sì, no, assolutamente. Io poi ovviamente, cioè, non è che ne parliamo molto. Cioè, noi alla fine quando parliamo di cose lo facciamo sempre in maniera tipo scema. Sì, dove... sei che sugli Eternamonte. Come prima per parlare di anime e manga, ovviamente, dove l'abbiamo buttata? Sull'unica cosa dove sapevo che ci saremmo divertiti. Però prendere un po' in giro gli otaku, anche se alla fine, cioè, sono un mega appassionato di anime e manga, però... Ovviamente devo pure prendere in giro le persone, perché sennò non mi diverto. Però sì, stesso discorso che faccio anche sui generi musicali, eccetera, figurati. Io anzi, quando avevo il mio periodo metal, non dico che schifavo tutto il resto, però facevo parte di quella... Allora, io critico tutte le persone che si comportano come io mi sono comportato in passato. Perché sei dell'errore, perché poi te ne accorgi, perché magari ascolti una canzone jazz e dici minchia è fighissima, e ti senti sporco dentro e dici cosa sto facendo, ho rinnegato il mio credo. Pure sulla questione weeaboo otaku, io me la prendo, certo me la prendo, sono molto severo con queste persone qua, ma perché io ho fatto la loro stessa cosa. No, io fortunatamente la parte otaku l'ho persa, cioè ne ho visti e ne vedo un botto, però non... Io l'ho avuta. Io ce l'ho avuta, tra l'altro, quando non era come adesso. Adesso comunque sono una marea. Ai tempi miei dire sono otaku in Italia. Sì, è vero. Sì, ma ai tempi... Ti cagavano in tre persone, ti cagavano. Ma perché ai tempi gli otaku, cioè gli otaku medi guardavano, che ne so, Death Note Massimo, oppure... Ma anche altre robe, solo che non è come adesso che c'è tutta questo senso di community, che per carità almeno ci sta, è fico. Prima col cazzo, prima dovevi essere fortunato a trovare altre persone con cui parlare di ste cose, eccetera. È tipo ora per i porno coi nani, cioè è un po' difficile trovare community. Sì, ora non c'è ancora una community, però... non vedo la community dei porno coi nani. Cioè, io ho una domanda esistenziale da fare a una pornattrice nana, cioè tipo, ma tu... I sex toy li devi comprare tipo per bambini o li fanno appositamente per nani? Ma guarda, non lo so e non mi interessa. Oppure le lingerie. Anche le lingerie, non lingerie, lingerie. Lingerie, sì. Sono del sud, Dlarz. No, stiamo perdendo, Dlarz. Ho letto una cosa che mi fa divertire tantissimo. Amogus. No. No, scherzo. Io ho fatto una... Non so se te la sei persa. Vabbè, penso di sì. Ho fatto una live in cui il titolo era tutto Amogus, scritto tipo con un sacco di caratteri diversi. E la categoria era messa su Amogus e c'ero io con tipo un effetto sulla faccia che era tipo quello degli occhi rossi, stile meme Machine Broken, non so se hai presente. Sì. In cui giocavo a tipo dei cloni di Among Us scaricati su itch.io e ripetevo solo Amogus, Amogus, in modo tale che la gente lo odiasse e non se ne parlasse più, e invece la gente continua a parlarne.
E poi Amogus da dove è nato? Ah, Amogus è nato da un bambino che tipo l'aveva scritto male. Ma dove però? Era tipo un meme con un bambino che l'aveva scritto male, però non so dove. Forse era 4chan. Mamma mia. Amogus. Vai, abbiamo 12 secondi. Infatti, se inizi pure tu a giocare, vai, ad aiutarmi. Sto facendo tutto io. Ok, quitta. Grazie Games Debate per il raid con un utente. Ciao bello, probabilmente sei tu stesso. Benvenuto in live. Io vedo scritto 6 utenti. 6. È vero. Ah, non sai leggere più. What the fuck? No, però nel robo di OBS mi dice... Mi ci ha fatto il raid con un utente. Comunque, ciao ragazzi, benvenuti. Scusatemi se vi ho insultato, in realtà vi voglio molto bene. Grazie, bro, per il raid. Adesso Dlarza ti dirà una cosa molto simpatica. Sì. Sì, sono pronto. Grazie, Dlarza. Era questa la cosa simpatica? Ah, sì, no, era io che dicevo sì, sono pronto. Sì, esatto. Risate della sitcom. Risate registrate in studio. Cazzo, devo metterle nello stream deck per le prossime live insieme. Ogni volta che dice una battuta lo premo. Tipo, diamo il benvenuto al nostro ospite Dlarz. Ciao ragazzi. Oh minchia, Poldo, oggi c'ho un mal di schiena pazzesco. Poldo, è stata una giornataccia. Guarda, mi sento veramente a pezzi, depresso, triste. Che cosa brutta. Questi questi sono italiani, sono Luigi e Mauro. Probabilmente ci conoscono. Adesso andrò a tamponare quello che si chiama Luigi. Luigi! Yeah, it's me, Mario. Wario from Sesame Street. Hello, Wario. Infatti, from Sesame un Mario Street. Tipo fumatore, quello che hai fatto. Ma fai competitive poldo? Sì, ogni giorno, ragazzi, mi sveglio e devo stare attento che non mi rubano casa. Proprio, it's everyday bro with the Disney Channel Flow. Madonna, cosa hai fatto? Però almeno te l'ho piazzata per sì, sì, guardiamo il replay di Dlard. Sono lui e Sofì. Guarda che Dlarz non legge la chat. No, in realtà la legge. L'altra volta sono entrato e ho scritto ciao Dlarz, e lui mi ha chiesto se volevo giocare. Poi è entrato un altro suo amico e gli ha detto ciao Dlarz, posso giocare? Sì. E poi quel povero ragazzo gli ha detto Dlarz, ti ho inviato il mio nickname. Gli era scritto tipo 8 volte in chat, fino a quando quel povero ragazzo non gli ha dovuto chiamare al telefono solo per farsi aggiungere su Discord. Era un mio amico. Per quello ovviamente l'ho trattato di merda. Lo faccio con tutti i miei amici. Aspetta, a me tratti sempre bene. Oh cazzo. Ma non è vero, fa. Lo sai che mi fai schifo come al solito. Sesso con i nani. Dlarz, se ti dono 50 sub, posso staccarti i peli del culo 1-1. Fra, ma pure 25. Ma pure 9,50, giusto vero. E comunque un caffè. No, io mi ricordo un approccio che c'è stato tra me e Dlarz al Games Week è stato farci una foto vicino al deposito scarico rifiuti girati, tra l'altro. Girati. Sì, sì. Ancora potete trovare la foto su Instagram. Sì, sì. La foto migliore. Anche perché in questa foto si ha modo di vedere per la prima volta il retro del collo di Dlarz e si vede tipo una grinsetta stupenda. Anche perché sì, eri tipo pelato in quel periodo. Mi ero appena rasato. Ma perché ti sei rasato? Perché ho avuto un mental breakdown. Oh caso. I Paramore ti hanno ispirato. Sì, volevo anche colorarmi i capelli. Ma nel gruppo ragazzi alternativi con i capelli colorati erano già pieni quel giorno. E quindi ho detto vabbè, rasateli e basta. Madonna, li stiamo rompendo. Cosa gli scriviamo in chat, Dlarz? Fra, scrivigli... scrivigli...
Non scrivergli, ho paura di contattare le persone. Ora che ci penso, non scrivergli. A me non piace contattare le persone. Dlarz, sì? In quale scuola hai studiato? Cioè, hai fatto tipo un corso di meme? Ho fatto un corso che si chiama liceo artistico, ma il termine liceo sta lì solo per essere un po' più fico. Non è scritto un senso con anziani su. Ho sbagliato chat, ma devo scriverlo su. No, ma in live non lo vedono perché ci sei tu che giudichi. È una censura perfetta. Come il meme quello là del tipo che scrive come è stato su Facebook. Scrive tipo donne nude, cancella, come si cancella. Sei presente? Sì, però questi due non rispondono. Forse sono in live su Twitch e ora li bannano perché abbiamo scritto senso con anziani. Praticamente bannerebbero te se lo facessero. Però dai, non penso vogliono infierire su un pollo che si è fatto segnare in questo modo. Un baciuzzo a tutti i miei haters. In chat mi scrivono una speculazione su Shrek, vuoi che te la leggo? Ma no. Ok, passiamo alla prossima. Ma no, cioè proprio io proprio ho valutato se era il caso e ho deciso di no. Mauro ci ha dribblato. Mauro, pezzo di merda! Vabbè dai, leggimela, tanto non potrà essere peggio di sto cioè vincevamo 3-0, appena hai detto li stiamo distruggendo. Dlarze, te lo sapevi che quando Shukin è diventato uno stallone la sua anima gemella, la draghessa, è diventata un Pegaso? Hanno rivelato i registi, sto leggendo. Oddio. Figata. Guarda che polli, madonna, sono dei polli! Polli! Mi è piaciuta questa imitazione, mi sono allenato tutta la mattina. Sleep not my life. Ma quanto sei sfigato! Però questi qua non mi rispondono. Ah, vabbè, sono italiani, ascoltano circa... O proveranno pena per te. Cosa che io spero, perché è quello che farei io. Oppure, hanno la chat disattivata. O provano pena per te. Oh no, chi è che ha fatto l'emote Amogus? Bertra, forse. Che non è capace di inventare battute da solo e quindi deve sempre un po' ciucciare No, non clippatela, per favore. Clippatela. Bertra, senti, tu mi hai proprio rotto le palle con i tuoi soprusi. Il tuo regno del terrore finisce qui. Robert Spear. Il tuo regno del terrore finisce qui, hai capito? Cosa succede se riscatto Poldo e bevi un po' d'acqua? Minchia, fra. Bevo un po' d'acqua. Lo so che è molto implicito, però è questo. Che ne pensate della Bresaola? Allora, se dovessi fare una top 3 salumi, ci sarebbe al terzo posto... Che gol! Al terzo posto lo Speck. Buono. Al secondo posto la Bresaola e al primo posto la Coppa. Ci sta. Ciao Claudio, Marco, Gabriele, Poldo. Ma non mi chiamo bene, Marco. Bene, Poldo, vedo che hai espresso... Don Marco... Hai espresso delle ottime opinioni, Poldo, in fatto di salumi. Hai apprezzato? Il tuo intento era quello di deludermi completamente. Sembrava l'ho quasi... L'ho fatto seriamente. Sembrava quasi che stessi tipo per una volta per approvare un gusto no. Di Poldo, invece no. Allora, al primo posto io ci metto ovviamente l'intramontabile, sempre buono ovunque, gelato. Prosciutto crudo. È vero, anche il salame dulano, magnifico. Secondo posto, bella mortadella col pistacchio. No, ti piace il cazzo, dai, dillo pure. No, frate. No, mi piace la mortadella col pistacchio. Io sono allergico al pistacchio. Che è colpa mia?
Io sono allergico alla muffa che si crea sul terreno quando dopo che ha piovuto, eppure mica me la vado a mangiare. Se tu sei scemo che te lo mangi. Ti immagini? Tipo, Daniel, sì, allora dalle analisi è uscito che, vabbè, dai, puoi stare tranquillo, sei allergico alla muffa terrena, quella che si fa dopo la pioggia. Cazzo, ma dovevo mangiarla sabato sera con gli amici! Ma è all you can eat la muffa o è a porzioni? No, c'è il rullo, quello che gira sul tavolo. Devi prendere quello che ti piace di più. Sul tavolo? No, sottoterra. Eh? Sottoterra. Mimica la muffa, la puoi uscire. Cioè, deve stare fresca. Giusto. Ma tu sai che c'è un piatto che si chiama kiviak, che è un piatto danese, che praticamente come lo fanno? Prendono un pinguino e lo ammazzano. Dopodiché gli aprono la pancia, prendono tutte le budella e le buttano fuori, letteralmente nella terra. Quindi li immergono nella terra. Dopodiché ci mettono altri tipi di carne, verdure, cipolle e quant'altro. Rimettono tutte le interiora del pinguino dentro la carcassa. Lo mettono sottoterra in modo tale che va in, come si dice, in putrefazione. E poi aspettano tipo 7-8 mesi e lo mangiano. Non sto scherzando, ragazzi, non cercate la foto su Google perché fa vomitare. Si chiama kiviak. E allora io ho letto su internet che è la cosa più brutta che sia mai stata fatta. Però mi ricordo che un professore danese in Erasmus diceva che era il suo piatto preferito. Probabilmente si mangiava pure i suoi stessi piedi, non lo so. Figa, cioè, ma non facciamo prima, cioè, un cazzo di microonde. Se lo possono comprare, è un po' più veloce. Cioè, quello è proprio il piatto che si fanno nella pausa pranzo all'ufficio quando hanno un'ora e mezza. Fanno quello. Che veloce e pratico. Praticamente pranzo al sacco. Sì, quasi. Del tipo, che mi faccio oggi a pranzo? Vai, il kiviak 7-8 mesi dopo. Sei ancora in vita, tutto magro. Madonna, che parata! Mamma mia, ragazzi. No, vi prego, clippatemi questa perché mi sono sentito. Eddie Murphy. Te l'ha scritto pure il tipo. Che parata. Sì. Che ne pensi di Eddie Murphy come attore? No, si scrive Kiviak, ragazzi. K-I-V-I-A-K. Non cercate le foto perché vedete altamente un pinguino smembrato. Ho cercato, fa schifo. E ora lo faccio. Ti farò cosa così. Oh madonna, sto bubbello. Io l'ho cercato, lol. Quanti anni hai? Se hai 18 anni non mi interessa. Se ne hai 14 sono contento. No! Faccio il tiro io. Ovviamente non va. Fanno lo stesso tiro loro. No, il problema è che loro non l'hanno autotirata in porta, Dlarz. Ecco. Ma infatti sei stato tu a fare il gol. Grazie, Pondo. Va bene. Sei molto decisivo per la squadra. Grazie. Dlarz e Poldo, vi piace il kebab? Sì, nonostante mi faccia abbastanza schifo come lo preparano. A me sì, piace un botto. Ma non ti fa senso, tipo, che con le mani tutte zozze lo prendono? Ma secondo te, ma tu ti pensi che quando vai a mangiare negli altri ristoranti, le viste le cucine, va che sono tutte sporche. Le ho viste le cucine. Oppure pure quelle italiane fanno schifo, lascia perdere. Se devi fare sto ragionamento, a sto punto non vai più a mangiare fuori, frate. Appunto, infatti non vado a mangiare fuori mai, praticamente proprio per sta fobia. E cucinare sempre da soli, che palle. No, vabbè, ordino da Just Eat, così occhio non vede, cuore non duole. Appunto. O stomaco, o che ne so, malattia, non duole. No, io il kebab lo adoro. Per me possono pure farlo senza lavarsi le mani. Se poi viene sempre buono, vabbè. Ma magari viene così buono proprio perché il tuo kebabaro non si lava le mani. Vabbè, io non voglio saperlo, però continuate così. Io sacrifico il mio orgoglio pur di gustare una cosa buona fatta in quel modo. Oh no. Se mi rivelassero tipo che il kebab, se non si mettono le mani nelle palle, non ha più quel sapore lì, allora gli direi... Allora continuate a farlo. Point. A me il kebab comunque piace troppo in quel modo, quindi...
Ma tu guarda un po'. Madonna, che sfiga. Ti piacciono gli autogold, Lars? Così così. Puoi raccontare una barzelletta sui carabinieri? Certo. Grazie. Un carabiniere praticamente va nel posto dove si dove lavorano i carabinieri. Un come si chiama? Salumeria. La macchina dei carabinieri, loro lavorano lì dentro. Sì. E praticamente dice: che palle lavorare di mercoledì. E lui gli dice: ah, fra, è martedì. Fa: ah, cazzo, ma io oggi sono in ferie e torno a casa. Finita. È finita. Si è sentita, perché non ho sentito le risate, quindi probabilmente ci sarà stata un'interferenza che ha fatto perdere il climax della battuta, anche perché secondo me era molto valida. Secondo me c'è stata un'interferenza, perché non è possibile. Non è proprio possibile. È inconcepibile che non abbia fatto ridere. Ah, giusto, ho dimenticato un dettaglio. Il carabiniere quello che sbaglia al giorno si chiama Antonio. Ma questo cambia tutto! Questo cambia tutto! Stavo detto di rimanere serio per fare la gag del Dio morto. Il fatto che il carabiniere si chiama Antonio cambia proprio tutto. Ma perché mi ha fatto ridere? Non ha senso. Allora, è questo il vero potere delle barzellette con i carabinieri. Mio Dio. Io ti vedevo che ti sforzavi di non ridere, webcam. Oh, sto figlio è una granda. Ah, ti ha chiuso la puttana e merda in mamma da shot un giacca. No, ho tirato io di nuovo. È recuperabile comunque la partita. Wow. Dlarz, abbiamo perso l'ultima partita. Sei contento? Sono molto sad. Allora, signor Dlarz. Allora, signor Poldo. È stato molto bello giocare con lei a Rocket League. È stato veramente emozionante. Anche per me. Poi un giorno l'aspetto in live da me. Quando vuole, veramente. Basta che mi scrive sui miei canali comunicativi, tra cui LinkedIn. Ah, LinkedIn. Sì. Molto bene. È un bel gioco. Gioco. LinkedIn. A cosa stai giocando? A LinkedIn. Esatto. Okay. Va bene, Poldo. Oddio no! Io... I KBS della connessione erano scesi a 43:16. Oh shit. Cazzo, devo fare screen. Mio Dio. Allora, signor Drazzi, io la ringrazio tantissimo per aver, come sempre, creato content. Riguardo la critica di prima, vorrei dirle una cosa incredibile. Ma perché lei riesce a essere divertente solo negli altri canali e nel proprio invece sono orribili i video? Davvero? Davvero pensi così? Perché... Perché nei miei video da solo non ho nessuno a cui far ridere. Allora dovevi creare un canale di coppia. Tipo, che ne so, me contro te, una roba del genere. Ho paura dell'altro sesso, anche del mio stesso sesso. Diciamo che ho paura del sesso in generale. Va benissimo. Quindi anche degli altri sessi, quindi sei sessofobo. Sì, sì, proprio... sì, 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 tutto. Cioè, io ho paura proprio delle persone che vogliono... Tipo darmi un bacio o un abbraccio. Clarissimo. Va bene, signor Drazz, grazie di cuore. Sta per partire il raid a Pini Digitali, ragazzi, salutatemelo. Chiudere tipo la live dopo questa dichiarazione mega cringe. Ok, grazie mille Drazz, però sembra un caso umano. Sto ancora aspettando il giorno in cui qualcuno ci crederà, no, davvero. Sta finendo. Ciao ragazzi, mancano 10 secondi. Ciao. C'è il raid. A domani, ciao. Signori. Ci vediamo domani alle 18. Incredibilmente. Yes. No, non con te.